San Ferdinando, riconoscimento Giovanni Paolo II. Oggi ascoltiamo le interviste, le testimonianze del comico Marco Marzocca e dell'attore Ludovico Fremont. Un riconoscimento, un premio nel nome di Giovanni Paolo II è sicuramente emozionante. Molto emozionante, anche perché io racconterò proprio questa sera un episodio che mi è capitato quando mi stavo per sposare con quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Capitò che mia moglie veniva dalla Colombia perché è colombiana e quando arrivò in Italia noi ci eravamo già conosciuti, poi alla fine decidemmo di sposarci. Quando venne in Italia la prima cosa che mi chiese fu: voglio andare a vedere il Papa. Per me, che sono romano, il Papa a Roma è come, insomma, una cosa normale, sta là, quindi tutte le domeniche è una cosa. Mentre per tante persone che vengono da fuori è un evento incredibile poter andare sulla piazza e vedere il Papa che sta facendo. Cioè, l'accompagnai durante l'Angelus, quando si affacciò Giovanni Paolo II, cominciò a parlare, mia moglie cominciò a piangere, aveva gli occhi così. Io la vidi e lì per lì mi fece tenerezza, dissi: vedi che carina, viene da fuori, si è emozionata. Invece dopo un po' iniziai a piangere anch'io, senza che lo volessi, non so neanche perché, però non era un pianto triste, era un pianto neanche liberatorio, talmente bello, generato da una forza a me sconosciuta che mi ha toccato profondamente, non lo dimenticherò mai. Quindi oggi racconterò questo proprio Grazie, davvero una bellissima testimonianza. Beh, la mia in realtà è un po', come dire, familiare, nel senso che io, mio nonno era polacco, nato a Varsavia, quindi ci sono dei tratti comuni con la storia di Karol, perché anche lui fu costretto a scappare dopo l'invasione nazista e anche lui fu costretto a fuggire sia dai nazisti che dai comunisti. Mio nonno poi fu liberato, combatté con l'esercito polacco sotto la bandiera inglese fino a Cassino e poi si trasferì a Milano. Karol, insomma, ha avuto un destino simile, solo che Karol è riuscito a distruggere e a combattere l'ultima, come dire, baluardo di dittatura del comunismo, e quindi una figura importantissima. E, per quanto mi riguarda, invece, più, come dire, personale, il fatto che comunque fosse un papa molto sportivo. E avendo amato per moltissimo tempo lo sci, la neve e le montagne, era comunque un tratto comune. E poi, come non dimenticarsi del suo sorriso, che insomma era talmente dolce e allo stesso tempo coinvolgente, che insomma è un'enorme, come dire, carica positiva.